devo curare l'accoppiamento dell'asse di sterzo del go-kart con il suo piatto porta volante. Ma mi sono reso conto, mettendolo sul torno, in realtà ad occhio si vede anche che è storto di 1,25 mm da una parte all'altra. Allora, prima di metterlo sul torno e rifilarlo, provo a scaldarlo e a dargli due martellate per raddrizzare il più grosso. Vediamo se ci riesco. Adesso è appunto storto di 1,4 mm da una parte all'altra. Sarà molto dura. Dove cazzo è l'accendino? Qua sotto. Proviamo a vedere se è giusto adesso. Allora, così è il minimo, così è il massimo, siamo a livello del 30. Dai, questo qua lo faccio col tornio, anche perché è irregolare, quindi... Oh, vedi, si è fermato il caricabatterie. Proviamo. Ma tornino è tornito, dopodiché è tornito male, però adesso mi piace. Adesso mi piace questo pezzo qua, perché adesso questo pezzo qua ovviamente gli andrà l'asco e non va più bene. E poi questo qui si è sminchiato, perché questo si è sminchiato, questo va detto, perché questo è ovale, si vede che è ovale. Preciso, ma ci sta. Poi smonta e rimonta, da 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 da
Evidentemente non è 13 quello lì. Evidentemente questo è un 12,8 e mancano 2 mm, 2 decimi. Va bene, domani foriamo. Andiamo. È uno. 360 diviso 4 fa 90. Più 90 fa 180. Più 90 fa 27, cioè 270. Giusto? Da 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 da
Oh, adesso mi piace. Radiale, sai perché? Perché la vite non è da 6, la vite è da qualcosa di meno. Devo metterci, non la vite, devo metterci un perno da 6 mm d'acciaio, perché vedi che questa balla come avete visto, questo è l'asse di sterzo, questo è il volante che si impegna sull'asse di sterzo, questo non ha un gioco dal punto di vista assiale, ma ha un gioco dal punto di vista radiale. Infatti, usando delle normali viti M6, che sono quelle che poi si infilano, pur avendo fatto il foro con l'alesatore, quindi un foro da 6 mm precisi, questi hanno un gioco, non so se si sente, ma hanno un visibile gioco che posso farvi apprezzare qua. Io sto tenendo il volante fermo e abbiamo questo gioco. Quindi adesso l'idea qual è? Non più utilizzare delle viti, ma usare delle spine. E in particolare notavo che questi fori, ahimè, sono ovali anch'essi, e quindi tocca rialesarli come? Con una punta da 7, con un alesatore da 7 mm, che è un millimetro in più. Voi non lo vedete, ma forse lo vedete o no, ma qui in verità c'è l'alesatore da 6 mm nell'altro foro che funge da la spina di riferimento, in modo che i due fori, quello del piattello, so chiamarlo, e quello dell'asse di sterzo, siano perfettamente allineati. Adesso ho montato una punta da 6,75 mm e quindi posso accendere. Ok, adesso questo foro qui è perfettamente a 7 mm da parte a parte. Allora, io so che quel coso ha un diametro di 28 mm e che quindi 28, questo è 1, questo è 2, questo è 3, facciamo finta che sia largo così. La mia vite quindi dovrà avere la parte rettificata a 7 mm esattamente lunga 28 mm. Dalla nostra barra di acciaio dobbiamo tagliare 46 mm. (Susurra)
Questa è una barra da 20 mm. E come prima cosa rilevo che, pur considerando questo tipo di dado, che quindi rispetto ai canonici dado da 10 mm di con misura della chiave, ha una rondella che è da 13 mm. Io prendo riferimento 15 mm. Quindi, come prima cosa, dobbiamo riportare questo diametro a 15 mm nella sua lunghezza più in generale. Prima sfaccio e poi porto a misura. Questo è un 6,995, perché non è esattamente 0, però 6,99, e questo invece è un 7,5. Allora io mi fermo qua e continuo con una carta vetro. Questo è 5, o meglio vediamolo così, questo è 5,82, 5,84, 5,86. Da 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 da
Misuriamo. Cinque ottantatré. Poi come al solito secondo le due misure più uno 584. Va benissimo. Adesso devi solo tagliarlo. Allora, queste sono le due viti, le due teste, così come vengono fuori dalla fresa dopo essere state appunto spacciate a esagono. Adesso le metto ancora sul tornio per rifinirle un attimino. Questo è qui, questo va qui. Ok, una è andata e l'altra pure. Rondella, dado, quelli autofilettanti, ok, e poi facciamo così, no. Poi dado qua già c'è, ok, a questo punto sterzo, e anche questo è bello preciso, infatti adesso sarà un problema beccare il foro giusto, perché figurati se l'hai azzeccato. Ecco, forse adesso è un po' dentro. Ok, questa è qua, questa
la mettiamo. Ok, e quindi vedete che adesso lo sterzo, fidatevi, non ha alcun gioco. Tanto dai, tanto si muove. Per questa piccola iniziativa è tutto. Arrivederci al prossimo progetto.